Non esiste più! 500 aerei distrutti prima che potessero decollare! Ho sentito la radio, poi hanno bombardato anche quella! Io porto Wisława a Wadowice! E poi vado di corsa ad arruolarmi! Wisława, tu sei ebrea! Lascia il paese finché puoi! Wadowice è una città piccola, tranquilla! Gli ebrei lì non sono in pericolo! Tomasz! Puoi badare a mio padre! Voglio arruolarmi anch'io! Ma certo! Lo terrò in parrocchia con me, sta tranquillo! Carol, mi hai sempre detto che non avresti mai potuto fare il soldato. Non potevo immaginare quello che sarebbe successo. Tu cosa farai, Victor? Tutti i laureandi in medicina sono stati richiamati negli ospedali. E noi cosa facciamo? Pregate affinché Dio non abbandoni la terra in mano a chi fa il male. Se ciò accade non avremo più voce, non avremo più lacrime da versare. Ma non dobbiamo mai perdere la speranza! Torno a Wadowice se riesco a trovare un treno. Sto andando a prendere mio padre. Andiamo subito ad arruolarci. Stanno arrivando! Presto, presto! Venite! Dai, noi andiamo, prendiamo tempo! Professore! Professor Balcic! Sto andando all'università! Il rettore ha ordinato di chiuderla! Ci sono libri preziosi, devo spostarli nei sotterranei! Le bombe potrebbero distruggerli! Vengo con lei! Anch'io! Veniamo tutti! Che succederà a tua madre, tua sorella e tua nonna se parti con tuo padre? Le donne, i nazisti, le lasciano in pace. Voi Kluger siete ebrei e gli ebrei sono in grave pericolo. Siamo polacchi e scacceremo i nazisti dal nostro paese. Cosa c'è? Che cos'hai? Ho paura. Ti prego, va a nasconderti a Wadowice. E sii prudente. Ho tanta paura. Mi vuole ascoltare solo per un secondo. Venga in parrocchia da me, la prego. Era ora, Carol. Dov'eri finito? Tomasz, grazie a Dio sei qui. Che cos'è quella? Secondo te che cos'è? È la mia vecchia giacca militare. Vado ad arruolarmi. No. No, papà. Ora tocca a me andare a combattere, non a te. Rimarrai tranquillo in parrocchia, insieme a Tomasz. La prego, faccia come dice Carol. Voglio che tua madre sia fiera di me. Lei mi avrebbe chiesto di fermarti. Provaci tu a farlo ragionare, io ci rinuncio. Lo sai com'è fatto, no? Per favore, Tomasz. Signor Wojtyła, ascolti bene. Lei è troppo vecchio per queste cose. D'accordo, non è vecchio, ma il suo corpo non è più forte come il suo spirito e il suo cuore. Io sono pronto. Che devo fare? Proteggilo. E fai attenzione anche tu. Unum coret anima una. Unum coret anima una.
Tutto bene? Sì. Dai, ti porto io. Come ti chiami? Josef. A cavallo. Josef! Mio Dio, credevo di averti perso. Mi sono storto una caviglia. Non si deve disturbare. Lasci riposare suo figlio. Carol ha le spalle forti. Hai sentito? Mia cognata ha una fattoria dalle parti di Mielec. Andiamo là. Io guarderò le mucche. Mia nonna ha anche un pianoforte, però è scordato. Josef prendeva lezioni di pianoforte. Andava dal parroco di San Bartolomeo. Sono onorato di portare un nuovo Chopin sulle spalle. Possiamo entrare? Tessa. Anya! E Carol? Ha lasciato Cracovia e è andato col padre ad arruolarsi. Oh, sto partendo. Anche noi. Prendiamo la strada per Ramka e... Sono felice che sei qui. Anch'io, Tessa. Visuava mi ha baciato. Mi dai un sorso d'acqua, per favore. Ma tu hai la febbre? Sì, senti come scotta. Non dire stupidaggini. Io non ho mai avuto la febbre in vita mia. Jusek! Ehi, Jusek! Jusek! Scusatemi! Jusek, aspetta! Carol! Jusek! Carol! Jusek! Oh, che piacere vederti! Andiamo a Jeshov a unirci al reparto. Sì, pure noi. Hai posto per mio padre. Non si sente bene. Magari l'avessi. Dimmi, hai visto Anya? Certo, è arrivata sana e salva a Vadovitz. Non fa che parlare di te, lo sai. Carol, finirà questa tempesta. Tieni. Prendi la tua. Buona fortuna a tutti noi. Ci vediamo al fronte. Sì. Unum corit anima. Unum corit anima. Seccato dal fumo, io vedo trasportato sulle loro spalle, come una bara lungo un colonnato, e il tuo piano che cade, che cade. Cosa sta dicendo? Oh, Josef, come va la caviglia? Bene. Citavo il nostro grande poeta, Norvid. Durante la rivolta di Varsavia, i soldati dello zar uccidevano e distruggevano. Hanno gettato il piano di Chopin da una finestra tra le fiamme. Dei giovani però lo hanno preso e lo hanno portato in salvo.
Io avrei dato la mia vita per salvare il piano di Chopin. Lo so. Per questo il poeta dice che la nostra patria non sarà mai distrutta. Mai. Padre! È questo il vostro altare della patria? È questo. È qui che celebrate la vittoria dell'armata polacca sui cavalieri teutonici? Ed è qui che i polacchi pregano per la libertà? Sì, è qui. Quel capolavoro è stato scolpito da un tedesco, Peter van der Rennen, di Danzica. E quegli angeli vengono dai maestri di Augsburg. Siamo in terra tedesca, prete. Lei ha conosciuto il governatore generale, il Reichsminister Hans Frank. Ha ordinato che la cattedrale sia chiusa al pubblico. Mi dispiace. Le dispiace? Dobbiamo sgomberare subito. Dove va? Questa chiesa appartiene alla gente. Cracovia è piena di chiese. Questa è la cattedrale. Che fa però parte del castello di Wawel. Il Wawel è la mia residenza ora. Non appartiene più ai polacchi, perciò ora è mia la chiesa. Se lei si definisce cristiano, dovrebbe sapere che questo è un luogo per lo spirito e non per i suoi stivali. Ma che? Questo prete polacco comincia ad annoiarmi. La prego, vada, padre. Grazie. Oh, salve. Ha una medicina per la febbre. Mio padre sta male. No, non ho niente con me. Se vuoi, io lo so chi ce l'ha. Oh, davvero? Sì. Permesso, mi fate passare. Ma... Joseph, l'hai trovata. Grazie. Vi sono molto grato, giovane signore. Ho freddo oggi. Dov'è la tua giacca? L'ho data a mio fratello, era tutto bagnato. Oh. Tieni. Grazie. Somiglia ad Edmund. Chi è Edmund? Era mio fratello maggiore. È morto? Sì. Era un dottore. È morto della malattia che stava curando in ospedale. E ti manca? Sì. Gli volevo bene, mi manca molto. Allora farò anch'io il medico quando sarò grande. Scusa, ma non volevi suonare il piano? Farò tutte e due. E tua madre è morta anche lei? Quando avevo più o meno la tua età. Ma io parlo ancora con lei, sai? E quando chiudo gli occhi, sento le sue mani che mi accarezzano i capelli. Joseph, restituisci la giacca, mi hai sentito? Posso tenerla ancora addosso? Ma certo, finché vuoi. Anche fino a quando sarò diventato grande? Sì, anche fino a quando sarai grande. Allora ti regalo questo. Ah, che cos'è? È una storia che mi piace tanto, la storia dell'orologiaio e del serpente. Ti va di leggermela? Sì, certo, come no. Un giorno un serpente affamato entrò nella bottega di un orologiaio.
non trovandovi da mangiare. Non so dove sei, se ti sei arruolato, se sei già arrivato nella Polonia libera. Non so nemmeno se sei ancora vivo. Wadowice, la nostra Wadowice felice, non esiste più. In pochi giorni è stata travolta. Ci sono continui rastrellamenti. Aveva ragione Tomasz. Gli ebrei sono in grande pericolo. Corre voce che li vogliano chiudere nei ghetti. La Gestapo ha occupato la casa dei Kluger. Temendo il peggio, ha aiutato le donne a nascondersi. Anya, lo so dove stai andando. Voglio vedere Tesha. Portami con te. Seguimi. Una sorpresa per te. Tadek! Buongiorno, signora. Non dovevi venire qui. Lo sai cosa fanno i polacchi? Shh! Io non vivo senza di te.
Tesha, guarda. È Lauca. Quanto sei buona. Sei proprio buona. Nonna! Nonna! Ce l'ha portato Hania. Lo senti? Profuma. Tesha mi ha fatto un regalo. Ve lo faccio vedere. Signora Rosalia, voglio portare Tesha via da questo posto. La nasconderò a casa dei miei genitori. Devi andare con lui. Tadek, io ti amo, ma non posso lasciare la mamma e la nonna da sole. Tesha, ti prego. No! Usciremo da qui insieme, quando tutto sarà finito. Se non fosse per le nostre sfortunate amiche, partirei e verrei a cercarti, caro, dovunque tu sia. Ci siamo. Guarda, ce l'abbiamo fatta, papà. Le nostre migliori divisioni sono sull'altra riva del fiume. È da lì che partirà la nostra liberazione. Finalmente! Ci uniremo a loro. Dove andate? Tornate da dove siete venuti! I russi sono entrati in Polonia! Hitler e Stalin hanno fatto un patto! L'armata rossa ci ha travolti! Quelli non fanno prigionieri! Tornate indietro! Andatevene! Vieni, andiamo! Vieni, papà! Lasciami qui! Papà, dobbiamo andare, forza! Tornato a Cracovia! Andiamo via! No! Vattene, lasciami qui! Vai tu! Ora basta! Salvati, caro! Alzati! Dobbiamo muoverci! Vattene, salvati! Lasciami morire! Lasciami morire! Alzati! Che mi ammazzino! Basta! Smettila adesso! Guardami! Pensa... Pensa se la mamma ti vedesse così. Dai! Alzati. Avanti. Forza. Muoviti. Avanti. Per favore, scenda ad aiutarmi. Ah.
Vado a cercare il dottor Zweig. Signore Wojtyła. Hai visto Victor Miłosz? No. Che succede? Wojciech ci ha convocati in assemblea. Sicura? Sì, e hai saputo? No. Hanno lasciato la città, sono saliti in macchina e sono fuggiti. Cristina! Caro, sei tornato. Grazie a Dio l'università è riaperta. Ma cosa ti è successo? Sto cercando Victor. Mio padre sta male, il nostro dottor Zweig, purtroppo. L'hanno preso i nazisti e dei polacchi collaborazionisti gli hanno occupato la casa, l'hai saputo? Sì. Victor lavora all'ospedale, ti ci accompagno. Oh, grazie. Caro, che c'è? Ehi. Stanno organizzando un'armata clandestina. Tutti ci dobbiamo arruolare. Attenta a cosa dici. Ci sono spie tra noi. Spie? Impossibile, mi rifiuto di crederlo. Questa è la culla della nostra storia, delle nostre radici, della nostra lingua. Nessuno tradisce la propria madre. Chi tradisce la propria madre? Oh, professore, stavo parlando della nostra lingua. La libertà la paghi con tutto te stesso. Per questa ragione si chiama libertà quella cosa che, mentre tu la paghi, ti aiuta a possedere te stesso e a conoscerti sempre di nuovo. Tu l'hai scritto. Sei stato tu, Carol. Sì, e sono imbarazzato e onorato che lei se lo ricordi. Wojtyła ha ragione! Pagheremo la libertà con lacrime e sangue. Il governatore del Reich, Frank, si è insediato al Wawel, residenza che fu dei Piast, degli Jagelloni. Questo intellettuale nazista ha dichiarato che la Polonia ha un re e che i polacchi sono schiavi senza diritti. Il loro unico dovere è obbedire. Resistete e lottate, in qualsiasi modo riteniate giusto. Parlatene pure fra di voi, ragazzi, e decidete secondo la vostra coscienza. Ma in ogni caso resistete! Ora è sempre libertà! Ora è sempre libertà! Lunga vita alla Polonia! 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 Altre tre iniezioni, signor Wojtyła, e può tornare a giocare a pallone. Io non ci ho mai giocato. Non ci credo. Si è perso una delle grandi gioie della vita. Guarisca, così forse potrà provarla. Ben detto, signor Antol. È quasi impossibile trovare il solfato di chinino. Ma per Victor Miłosz niente è impossibile. Tieni, dagli una di queste tre volte al giorno finché la febbre non scende. Io ripasso domani. Quanto ti devo? Ora niente. Pagherai salato quando sarò famoso. Guarisca presto, signor Wojtyła. Grazie. Arrivederla. Hania cara, aspetto con ansia tue notizie da Wadowice. Io leggo e scrivo giorno e notte. Mio padre sta meglio, ma non abbiamo più soldi e non abbiamo più da mangiare. Tomasz lo vedo poco, lui sta accanto a chi ha perso tutto. Cracovia piange dagli occhi degli orfani e delle vedove ed è un dolore sordo, impotente. Ho tanta paura. Quando è possibile seguiamo le lezioni del professor Wojcik e cerchiamo di capire cosa succede nel resto d'Europa. Il governatore Hans Frank ha convocato il corpo docente. Ha detto che voleva discutere i programmi. Quel giorno l'università era chiusa per gli studenti, ma io e Victor abbiamo voluto vedere. Vieni di qua. Vorrei avere più tempo. Molto tempo. Un tempo infinito per parlare con voi. Siete l'intelligenza di Cracovia. Vorrei conversare di Platone con voi. Vorrei tanto parlare di Roma. Io ho studiato a Roma. Vorrei leggere Nietzsche e Goethe con voi. Ma non ne ho il tempo.
Io non ne ho il tempo. Il mio sogno è resuscitare nel Wawel una corte italiana del Rinascimento, un'isola di cortesia e civiltà. Nel cuore della barbarie slava. Ma voi polacchi, specie voi intellettuali, siete dei cospiratori. No. La Polonia rimarrà in silenzio come un cadavere. Vi comunico che ho deciso di chiudere tutte le scuole e le università, i giornali e le associazioni artistiche, e che ho intenzione di distruggere le biblioteche polacche. A che vi servono scuole, università e biblioteche? Voi non siete una nazione, non avete una cultura. I bambini di aspetto nordico verranno tolti ai propri genitori e allevati come tedeschi. Il resto lavorerà duro e mangerà poco. E alla fine morirà. La Polonia cesserà di esistere. La Polonia non morirà mai! La Polonia viva! Se cercherete di scappare, mi farete un grande favore. Vi spareremo subito. È meglio andare via. No. Quanti siete adesso? 187. Bene. Non sarete ammanettati. Andrete in silenzio fino agli autocarri. E ci salirete ordinatamente. Lei ora si sente il vincitore. Non è così. Ma la storia è piena dei cadaveri di quei vincitori. Tutto quello che sta facendo prima o poi lo pagherà. Lei cammina e parla e si rivolge a noi. Ma non si è ancora accorto che la vita l'ha già abbandonato. Quando se ne accorgerà, allora le verranno in mente le parole di Wojcik, professore di filologia polacca. Ma sarà tardi. Uccidetelo. Wojcik ci ha insegnato che è debole soltanto chi accetta la sconfitta. Ma i nostri professori che non sono stati uccisi stanno morendo nel campo di Sachsenhausen. Intorno a noi c'è follia e sofferenza. Anya, tu non puoi immaginare l'inferno del ghetto di Cracovia. Spesso muoiono di fame. Muoiono di dissenteria, di tubercolosi, di qualunque malattia, quando non si suicidano o non vengono ammazzati. Sai cos'è la caccia al topo? I nazisti la chiamano così. Ci sono dei piccoli buchi nei muri del ghetto e ci passano solo dei bambini piccoli e magri. I topolini escono per frugare tra i rifiuti in cerca di cibo. I nazisti, quando li vedono, gli sparano addosso. Così, per divertirsi. Vedrai che ora un topolino si affaccerà. Eccolo. Vieni. Come va, Simon? Ho fame. Oh. Fa vedere la lingua. Fai... Oggi ho solo medicine. Cercherò di portare delle patate domani, va bene? Bravo. Ecco, tieni. Sono Elisinger, il falegname, e suo fratello Hahim. Non hanno più bisogno dei loro vestiti. Geh weiter! Los, schneller, rein! Schnell, schnell! Adesso.
adesso. Thomas, che succede? Dove vai? Tutto a posto, non ti preoccupare. Wir müssen gehen, Pater. Dove ti portano? Prega la Madonna Nera anche per me. David. Scusi, lei è? Sono padre Thomas Zaleski. Vedo che anche i bei ragazzi decidono di farsi preti in Polonia. Ah, il prete della cattedrale, le chiedo scusa, ho fatto tardi. Mi dicono che lei confessa alcuni dei miei ufficiali. Vorrei farle ascoltare la mia di confessione, sa? Ma ho promesso ai miei ospiti il daino ucciso nella foresta di Razivivov. Una palla sola, qui, in mezzo agli occhi. Non voglio sentire, risparmiami i dettagli. Mi farebbero passare l'appetito. Allora, ascolterà la mia confessione dopo pranzo. Come si chiama? Thomas Zaleski. Zaleski. Zaleski mangerà insieme a noi, così vedrà i nostri peccati di gola con i suoi occhi. No, grazie. Aspetto fuori. Non sia mai che io faccia aspettare un prete fuori dalla porta mentre mangio. La prego. A te, amore mio, l'onore del coltello. Allora, mi dica, Zaleski, quanto odio polacco è costretto ad ascoltare in confessione? Ascolto la sofferenza dei polacchi. Ah. Vuol sapere la verità, prete? Dove non c'è cultura, non ci può essere sofferenza. Solo istinti. Il popolo polacco finirà per amarci. Per adesso dorme. Io ti amo e tu dormi. Sembra che le donne polacche non si lavino molto spesso. Non è colpa loro. Non hanno il sapone. Una scusa che ora non potranno più usare. In Germania hanno trovato il modo di fare il sapone con una materia che non costa nulla. Ah. Un eccellente sapone che produce una schiuma vellutata. Ne ho già ordinato in quantità per le signore polacche. Un sapone fatto con gli escrementi. Lei non ride, padre. Non posso restare. Si sieda! Su, avanti. Si sieda. Non lo faccia arrabbiare, padre. Coraggio. Nel ghetto di Cracovia ho stabilito che la famiglia del morto paghi le spese di sepoltura. Scommetto che la mortalità è diminuita da un giorno all'altro. Indovinato, è diminuita. È un popolo di malati. E i malati tendono a lasciarsi andare alla sporcizia. La sporcizia è il loro naturale condimento. Sono una razza in piena decadenza, dei degenerati incapaci di allevare e curare i propri bambini, come si fa in Germania. Maiali. I bambini ebrei non sono bambini. Che cosa ha detto? I bambini tedeschi sono puliti. I bambini ebrei sono sporchi. I bambini tedeschi hanno i denti. Quelli ebrei non hanno i denti. I bambini tedeschi dormono su materassi.
bambini ebrei accanto alle tavole dove sono distesi morti. I bambini tedeschi giocano. I bambini ebrei nei ghetti non sanno più giocare. Eh sì, sono davvero bambini degenerati. Il loro unico divertimento è andare a vedere le fucilazioni di fratelli, sorelle e genitori. Il loro divertimento è vedere uccidere le proprie madri. I bambini tedeschi sorridono. I bambini ebrei non sorridono. I bambini tedeschi camminano, quelli ebrei no! Non gli insegnerete mai a sorridere e a camminare, neanche se provaste a maestrarli a frustate! Mai! Non lo sapete che i bambini ebrei non hanno le gambe? I bambini ebrei hanno le ali! E ora faccia fucilare anche me. Rete polacco! Com'è che fanno, eh? Hanno le ali? Eh? Ci! Stai scrivendo? Un dramma. Di cosa parla? Del dolore. Sto partendo, Carol. Sto tornando da te. Se puoi, raggiungimi a Rapstein, sulla via per Częstochowa. Quello che sto per raccontarti è atroce. Non ho più lacrime, non ho più cuore, non ho più niente. Ricordi la sinagoga di Wadowice? Dal nascondiglio delle Kluger riuscivamo a vederla. È stato? Niente, nonna. Hanno trovato una bomba e l'hanno fatta esplodere. Perché? Perché? Vattene prima che ti trovi, in amore mio. Vattene via, Tadek. Hanno cominciato a portare via tutte le persone vecchie e malate. Perché? Che fanno? Dove li portano? Si prenderanno cura di loro? Non lo so. Non ero preparata a una cosa del genere. Perché nessuno si ribella nel resto del mondo? Tutti quelli che tacciono mentre altri vengono uccisi sono complici degli assassini. Josek è morto, vero? No. Aveva promesso di scrivermi. Forse ha scritto, ma le sue lettere non mi sono mai arrivate. Mi dai un bacio, per favore? Stringevo Wisława tra le mie braccia e non riuscivo più a staccarmi da lei. Avevo paura di vedere i suoi grandi occhi, i suoi bellissimi occhi diventati vuoti, cenere. Come un giardino bruciato. Quando sono cominciate le deportazioni nei campi di Auschwitz e Belzec, la Gestapo ha trovato le Kluger. Sono arrivata da loro con Tadek proprio quel giorno. No, non toccarla! Al male, se lo immagini soltanto, puoi sopravvivere. Ma quando lo vedi e lo vivi,
Non hai più scampo. Perché questi orrori si ripetono attraverso i secoli e sono sempre peggiori? Che cos'è che può rendere occhi, cuore e spirito così incapaci di provare pietà e rispetto? Chi sono questi esseri umani che hanno madri, che hanno sorelle, hanno figli e hanno mariti e mogli con cui dividono il letto? Sono queste le creature fatte a immagine e somiglianza di Dio, caro! Dov'è Dio? Sei tu, Maria, la regina della Polonia, e il tuo trono Dio ha posto a Częstochowa. Difendici, diventa il nostro scudo. Facci forti affinché possiamo respingere il nemico. Vieni in nostro aiuto, portaci la pace. Perché non so rispondere?
Perché l'uomo costringe il suo simile a vivere il dolore assoluto, senza speranza? Come possiamo rispondere a questo? Quanti milioni di mostri popolano questa terra, Tomas? Perché sono gli innocenti a pagare? Quanti ancora ne devono nascere solo per essere sterminati? Posso solo dirti che ho guardato quel nazista negli occhi. Il male che ho visto era così assoluto, così incomprensibile, osceno, che ho provato il desiderio di uccidere. E io sono un prete. Mi sono sentito profondamente colpevole. Non bisogna odiare come fanno loro. L'amore. L'amore. Solo l'amore può impedire agli uomini di cadere nell'abisso. Dove sei stato oggi? Ho dovuto fare la coda per prendere il pane. E non ce n'era più. Ogni volta che esci di casa ho tanta paura che poi non torni. Lo so, papà, ma devo uscire. Dobbiamo mangiare per vivere. Chi è? Tomas. Cosa fai in giro? C'è il coprifuoco. Come sta, signor Wojtyła? Sono tornato il leone che ero prima. Oh, quasi. Carol, ti ho trovato lavoro in una cava. Bene. Senza questi, vi deporteranno. Grazie. Sono tutte carte di lavoro? No, anche certificati di battesimo falsi per gli ebrei. Prendi un po' la vodka di Victor, Carol. No. L'ha portata uno studente di medicina, non avendo trovato altro. Dice che l'effetto è lo stesso del solfato di chinino. Grazie, signor Wojtyła, ma ora non posso, devo andare. No, 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 no. Va bene. Unum core d'anima una. In che cavo lavoravi prima? Sono uno studente. Uno studente? Non mi piacciono gli studenti. Una manica di presuntuosi che non sanno niente della vita. Allora sono un operaio. Nei gruppi armati, tutti quanti. Sì, tutti. Io no. Voi lottate con le armi, io voglio lottare con la parola. Avevamo il teatro e il teatro deve continuare. E dove? E per quali spettatori? Continuerà a vivere clandestino, nelle nostre case, nelle cantine. Bisogna tenere viva la parola. Ah sì? La Polonia è in preda al terrore e al caos e tu parli di teatro. Come fai a non vergognarti? Non c'è alternativa, bisogna prendere le armi. Giusto. Sì. La parola è più forte dei proiettili. Dimostralo, con una pistola puntata alla testa. Tu che ne pensi, caro? Noi abbiamo deciso. Sì, andiamo. Beh, resistenza armata. La Polonia è per la libertà. Resistenza armata. Bisogna resistere. Fermi, aspettate. Resistenza armata. Io capisco e rispetto chi vuole imbracciare le armi. I nazisti sterminano la gente e vogliono sterminare anche la cultura. Cancellare la lingua polacca. E l'unico modo per avere ancora un futuro è salvare il nostro passato. Chi vuole scegliere
la via delle armi, secondo me è giusto che lo faccia. Ma Kotlarczyk ha ragione. Bisogna tenere viva la cultura. Faremo anche teatro e lo faremo clandestino. Ricordatevi, il teatro è la coscienza della vita. Tu avrai il tuo teatro e noi avremo le nostre armi. D'accordo. Combattiamo la stessa guerra, stessa speranza e stesso nemico. Va bene, andiamo! Forza, andiamo! Un cuore e t'anima una. Addio, addio. Addio. Un cuore e t'anima una. Vieni, vieni con me. Mi dispiace. Mi scusi, so che è tardi. Mi chiamo Karol Wojtyła. Devo parlare con la signorina Tuschinska. No, non permetto alle mie pensionate di ricevere uomini nelle loro stanze. È una faccenda urgente e seria. Non mi tratterrò. Tuschinska! Tuschinska! Scusi tanto, sembra che questo signore abbia qualcosa di serio e di urgente da dirle. Lei lo conosce? Sì, signora Biolek. Allora, va bene, ma lasciate la porta aperta. Grazie. Lo so che sei coraggiosa. E so che sei ferita e che stai cercando vendetta. No. La parola da usare è giustizia, non vendetta. Hai ragione, giustizia. Ma ti conosco troppo bene. Non importa quanto tu sia coraggiosa e forte. Non importa quanto tu creda di essere dura. Resti la piccola ragazza che si sconvolgeva e disperava per le menzogne e le violenze della gente. Non più, quella ragazza non c'è più. Il tuo cuore non è cambiato. E non ti sarà tanto facile uccidere. Noi due non siamo codardi, lo sai. Semmai il contrario. È che preferiremmo essere uccisi piuttosto che uccidere. E io non voglio che ti uccidano. Ha detto tutto quello che aveva da dirle? No. Sì, l'ha detto. La signorina dice di sì. Ti prego. Vieni! Vieni, vieni! Basta! Ehi, il tuo libro. Libri. Adesso è tempo di sangue e di fucili. È sempre tempo di libri. Lo so, ma uno degli attori è in ritardo. Te l'ho detto che non sarebbe venuta. Magda reciterà la sua parte. Aspettiamo qualche minuto. Perché? Non ti piace come recito? No, non è questo, è che... Eccola. La musica crebbe più forte da che era sorda e all'improvviso il maestro suonò una falsa corda. Come sibilo di rettile, l'infrangersi del vetro che gelò i loro cuori, presagio cupo fu di nuovi orrori. E il frastuono della musica squassò la terra.
Sembrò il frastuono. Vuitivo è il mio migliore amico. La guerra. L'attacco, una tempesta. Lei cosa fa? Gli spari e i lamenti. Faccio concerti, sono pianista. Disgraziati. Io spacco pietre. Ma d'improvviso alzarono le mani ancora. Alle absitzen, los! I bleiben bereit. E dalle trombe al cielo una musica risorta, un canto, una marcia trionfale. La Polonia non è morta. Wir feiern die Verlobung meiner Freundin. Verlobung? Ja, Verlobung. Un fidanzamento. Wir feiern. Si sono fidanzati questi birichini. Mandake. Io sono il testimone. Novak, operaio di cava. Ero innamorato anch'io di questa bellissima figliola, ma alla fine ha scelto lui. Insomma, per farla breve, posso solo dire che Dio vi benedica. E auguri. Buona fortuna! Vita. Cristina. Carol, è successa una cosa terribile. Cristina e Victor sono morti. Devo chiedervi di sbarazzarvi di ogni sentimento di pietà. Dobbiamo sterminare gli ebrei ovunque ne troveremo. E a ogni occasione. E bisogna eliminare tutti i polacchi che li aiutano. A cominciare dai preti. Höss è arrivato a 10.000 eliminazioni al giorno ad Auschwitz. Un risultato eccellente. Lei perché mi guarda così? Così come? Come uno che non sta ascoltando! L'ho ascoltata con attenzione, signor governatore generale. Bene. Molto bene. Ammazzare come un cane in mezzo alla strada. Chi sei? Jan Tiranoski. E tu chi sei? Jan, ti brucerai le dita. Un fiammifero si accende e uno si spegne. Non è la fiamma di un fiammifero che brucia dentro di me. Non mi hai ancora detto come ti chiami? Carol. Devo andare ora, sto cercando un amico.
Un prete per una messa. Una messa da morto? Sì. Vinceremo con l'amore, non con il fuoco. Riesci a dire questo con i nazisti fuori dalla porta? Il nazismo finirà. Il male divora se stesso. Ma... ma se l'amore non trionfa, il nazismo tornerà, magari con un altro nome. Questo volevi dire? Esatto. San Giovanni della Croce, ne resterai sorpreso. Diventerà la tua lettura preferita. Prendilo. Grazie. Dai la soluzione a un nazista. La storia a volte mette gli uomini davanti a scelte terribili. A volte anche gli uomini migliori sono obbligati a uccidere il loro spirito. Sono qui per loro come lo sono per te. Hanno ucciso Victor e Cristina. Lo so. Non andate ai funerali. I nazisti non aspettano altro che l'occasione per arrestarvi tutti. Celebrerò per loro una messa clandestina. Thomas, che cosa devo fare? I miei compagni sono entrati nella resistenza e adesso ormai stanno morendo uno dopo l'altro. E io, da che parte sto? Non lo so. Noi siamo dalla parte di quelli che devono sperare. Il teatro. Il sogno della mia vita è finito. Che vuoi dire? Che il dolore dilaga e io non posso vederlo più. Tutto è così buio e tetro. Il mondo oggi è cieco, sordo. Difendere la cultura non basta. Dovrei prendere il fucile, ma non posso uccidere un essere umano. Te l'ho detto. Non devi mai, mai perdere la speranza. Non devi mai perdere quel meraviglioso senso della vita e dell'amore. Malgrado tutto il male di cui gli uomini sono capaci. Per giungere dove vuoi essere, devi passare dove non sei. Per giungere a possedere tutto, non voler possedere niente. Per giungere ad essere tutto, non voler essere niente. Ti ringrazio, mio Signore. Voglio cercare le stesse ragioni che hai tu di speranza e di fede. Voglio chiudermi in un monastero. Carol, in tempi come questi la gente ha bisogno di avere i preti accanto e non rinchiusi in un monastero. Ho pensato molto a quello che voglio abbandonare e continuo a pensare al senso dell'importante scelta che sto per fare. Mi chiedo se sia perché mi voglio nascondere o perché mi sento in colpa per tutto il dolore che vedo o se c'è qualcosa di più profondo. Sta chiamando me. Giovanni ha scritto nel suo Vangelo che Gesù disse: non avete scelto me, sono io che ho scelto voi. La porta è aperta, Carol. Tocca solo a te ora. Inter sanctos et electos tuos. Resuscitati respirent. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Quiescati in pace. Perdere chi si ama è sempre devastante. Gli antichi trovavano consolazione credendo che gli dèi chiamassero a sé i loro prediletti. Ma la fede non è consolazione. La fede dà il senso alla vita e alla morte. Alla vostra vita generosa, Cristina e Victor. Alla vostra morte coraggiosa. Dà il senso ai molti sogni che non potrete raccontarci mai più. La fede è una notte oscura. La fede è nel buio, nel profondo dell'uomo, dove si nascondono i misteri di Dio e dell'amore. Attenzione! Vuole ancora, ce n'è rimasta un po'. Carol! Carol! Attento! Carol! Sei un incosciente. Ma che volevi morire per i tuoi libri? Stai bene? Sì, comunque, forse ne valeva la pena. Tu sei un operaio qui. Ficcatelo bene in quella testaccia dura. Tieni, mettiti questi, se non vuoi diventare cieco. No, tienili tu. Fa come ti dico una buona volta. Avremo bisogno di uomini come te, ma con gli occhi buoni, quando si tratterà di ricominciare. Va bene. Papà, la signora Gabriska ti ha preparato una bella cena. Papà. Papà? Ricordo quando sedevo sulle tue ginocchia e tu mi raccontavi le storie dei nostri eroi. Mi piaceva ascoltare quella del pittore Adam Mielowski, che aveva perso una gamba nell'insurrezione di gennaio. Tu gli spiegasti che aveva smesso di dipingere perché un giorno aveva capito che Dio lo stava chiamando ad altre sfide. E così lui decise di andare a vivere in mezzo ai diseredati, come uno che si dona per servire coloro che soffrono. Tu mi hai lasciato solo. Carol! Siete
rimasti ad aspettarmi qui sotto la pioggia. Non siamo mica fatti di zucchero. Che cosa hai detto? Che non siamo fatti di zucchero. È quello che mi diceva Carol quando non volevo giocare a pallone sotto la pioggia. Lo so. Ero sempre là a guardarvi. Thomas, ti ricordi quando provavamo Romeo e Giulietta per la recita scolastica? Sì, che ricordo. Tu facevi Giulietta e tu Romeo. Il protagonista, naturalmente. Io volevo che lui recitasse Mercuzio. Te la ricordi la tua risposta? Che preferivo fare il prete. E io ti dissi, ma il prete è un ruolo piccolissimo. E io risposi, non parlo della commedia, Carol, parlo della mia vita. Ho visto tutto l'orrore che abbiamo intorno e sono come stato spinto a forza verso un bene. Il sacerdozio. In nome di ogni essere umano, della sua dignità e per conoscere me stesso attraverso la conoscenza di Dio. Vivere Dio nel profondo. Voglio diventare sacerdote. Nelle tenebre di questo male, noi dobbiamo dare testimonianza che il senso divino della vita è più importante della vita stessa. Per questo sono qui. I nazisti hanno chiuso il nostro seminario. Lei rischia la vita. Perciò neanche sua madre deve sapere che lei studia qui. Condurrà la sua solita vita, ma studierà e mediterà con noi in segreto ogni volta che le sarà possibile. Ragazzo, riesci a sentirmi? Qualcuno mi aiuti! C'è un dottore tra voi! Questo ragazzo sta morendo! Aspetti! Ci pensiamo noi ora. Dobbiamo portarlo subito in ospedale. Si scosti. La prego, non gli faccia del male. Aslos! Tranquillo. Dio ti benedica. Il tuo libro mi ha aiutato a fare una scelta. Che scelta? Nell'oscurità. La luce. Ti tocca guarire in fretta. Senza di te le nostre recite non sono più la stessa cosa. Conosco l'uomo che ti ha salvato. Lo conosci? È un ufficiale tedesco. È sposato e ha 3 figli. In questo momento è in pericolo. Gli è stato dato un ordine che lui ha deciso di rifiutare. Ho giurato di morire per la grandezza del Terzo Reich. Ora sono fiero di morire per la vera Germania. Vergogna su di voi. Zweischritte vor!
Grazie per avermi aiutato a morire, padre. Sono salvo ora. Ora posso vedere la Germania di quando ero bambino. Quelle case bianche lungo il fiume. Vater! Treten Sie zurück! Si allontani, padre. Le ho ordinato di allontanarsi da me. Fratello. Zurücktreten! Treten Sie zurück! Vada via, la prego, non si faccia uccidere. Verrà un giorno nuovo in cui i tuoi figli vedranno sul fiume quelle stesse case bianche. Leg an! Dio ti benedica. Ucciso. Tu o io? Tu lo hai ucciso, prete polacco. E adesso io uccido te. Che Dio possa perdonarti. Secondo il mio Dio, il mondo deve essere governato dall'onore. Il mondo deve essere governato dall'amore. Uccidetelo. Leg an! Zielen! Feuer! Documenti. Dove sta andando questa bella ragazza? In chiesa. Quale chiesa? Sant'Andrea. E cosa ci vai a fare in chiesa? A pregare. Veniamo a mangiare a casa tua questa sera. I miei documenti sono in regola. Posso andare? Oh, che belli. Perché ci vuoi lasciare? Vieni con noi. Va a pregare. Puttanella polacca. Scusi, padre. Ha visto per caso Carol? Carol? Ti stavo aspettando. Ma che cosa fai con la tonaca? Fucilano, deportano i seminaristi. L'arcivescovo vuole che andiamo in giro vestiti da preti.
Perché non me ne hai parlato? Non ti fidavi di me? Certo che mi fido di te, Anya. Mi fido a tal punto che a volte mi capita di pensare a una cosa e ho la netta sensazione che tu la sappia già. Beh, non sapevo niente di questo. E non ti vedo passare il resto della vita a confessare vecchiette. Sei uno scrittore, un poeta, un attore, un artista. Ho preso una decisione. La mia strada è questa. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Mi hai lasciata sola. No, tu non sei sola. Oh. Ti ho perso. No, tu non mi hai perso, Anya. Anzi, io ci sarò sempre più di prima. Dovevo farlo, lo capisci? Sto parlando del futuro, che dovrà riscattare il male che stiamo vivendo. A questo voglio dedicarmi. Non ci sarà nessun futuro. Non voglio continuare a essere una schiava. Non voglio. Preferisco morire. No. Tu vuoi vivere. Dobbiamo vivere tutti. Dobbiamo portare amore in questo mondo invece dell'odio. Mi dispiace. Fatto saltare il ponte di Demniki. I russi sono alle porte, i tedeschi se ne vanno, si ritirano. La Polonia è libera, grazie a Dio. La Polonia è libera. Che cosa fai ancora lì? Vieni, dobbiamo andare. Hans. Avanti. Vieni. Su. Documenti. Benvenuto. Julian Kordek, giusto? Mi hanno detto di te una cosa che giudico impossibile per un polacco. Che io non odio i russi? Ho passato i miei anni migliori all'università di Mosca. Dicono che non sei cattolico. Che cos'è, uno scherzo? O un espediente per fare carriera con noi? Lo scherzo per la rivoluzione socialista sarebbe lasciare agire indisturbati i cattolici, non credi? C'è una ragione per cui questa deve diventare la tua scrivania. L'elenco del clero polacco. I nazisti hanno eliminato un terzo dei preti, ma sono ancora tanti, troppi. Io non li lascerò agire, pensare, respirare. Un giorno non avranno neanche il tempo di sognarlo, il loro Dio. Na zdorovye. Sono un giovane volto scolpito nelle rocce dei Tatra. Possa un campo di grano crescere dalla mia giovinezza, maturata nelle speranze e nel dolore. Che la felicità glorifichi te, grande mistero.